E a proposito di look, lui è uno che ha un look piuttosto colorato e particolare, anche molto seguito, Mika, che abbiamo ritrovato con Kick-Ass su Radio Yes, la radio della città di Roma. Questo è l'utile e dilettevole, abbiamo in collegamento Tiziana Rocca e c'è anche l'ospite, Tiziana. Ecco, allora Claudio, oggi parliamo di cambiamento di look. Noi abbiamo un ospite che è un'attrice veramente, che sia di teatro, sia di cinema, fiction, che ha cambiato colore di capelli in modo repentino, e quindi possiamo proprio, lei è perfetta per chiederle questo cambio di look, che effetto fa. E con noi Natalia Caldonazzi. Ciao, buonasera. Ciao a tutti, ciao Tiziana. Ciao Natalia. Allora Natalia, io mi ricordo perfettamente che tu a un certo punto, da bionda un giorno, invece ti ho visto scura, marrone, sì. Diciamo un color caldo, però insomma molto diverso da biondo. Sì, sì, assolutamente mora. Poi ero bionda lunga, con i capelli lunghi, e ho tagliato tutto e sono tornata al mio colore naturale. Quindi ecco, sono... ma questo cambiamento, come, intanto come l'ha maturato? E poi è stato uno shock per te i primi giorni abituarti, oppure eri subito contenta? Guarda, sono stata subito contenta, stranamente, perché poi parlando con altre bionde che hanno tentato la stessa cosa, dopo tempo un mese, due massimo, sono tornate bionde, perché comunque guardarsi la mattina allo specchio, no? Struccata con questo capello scuro, ti prende un colpo, perché ti manca proprio la luce, no? Il colore certo. Chiaro ti dà questa luminosità che lo scuro ti leva, però io mi sono immediatamente abituata, sono felice, sono i miei capelli, sono molto più sani, sono naturale, avevo voglia proprio di essere naturale. L'ho fatto perché per un provino per un film, il regista chiaramente, insomma, adesso servono donne più che incarnano le personaggi naturali, no? Più che è più certo. Televisivo il biondo, se vogliamo, invece se vuoi fare teatro, cinema o fiction, devi avere sicuramente un look più naturale. E quindi ho seguito il suo suggerimento e sono tornata nel mio colore. E beh, questo è fatto bene, insomma. Il bello era che tu comunque eri convinta, perché molti invece dice cambio look, però poi alla fine invece mi sono pentita e dopo, come dici tu, dopo un mese ritorno. Beh, dura, perché comunque la maggior parte delle persone poi ti dicono no, ecco, se ascolti gli altri che dicono no, madonna, stavi meglio bionda, o che hai fatto, è difficile piacere a tutti quanti, perché poi la gente è abituata a vederti in un modo, no? Però a casa mia, insomma, tutti d'accordo su questo cambiamento. A parte mia figlia, ogni tanto, ma lei è piccola, dice mamma torna bionda, così, ma non ti alla riconosce fine sono mora. Contenta così. Come? Adesso prego Tiziana. Che dicevi, Claudio? No, dicevo, non ti riconosce così, riferito a tua figlia, era una battuta in realtà. Ma l'approccio delle persone invece, no, a parte gli amici che giudicano così l'estetica, di una donna bionda rispetto che di una mora, cambia un pochino oppure non c'entra niente? Secondo me sì, io ho notato anche questo. Cioè, quando sei scura, stranamente c'è una forma di rispetto maggiore. Sì, forse perché dai l'impressione di forza, no? Dai l'impressione di essere comunque, di puntare anche su altre cose, no? Solo che sull'aspetto fisico, perché il biondo è un po' un fatto di voler apparire, di voler essere più appariscenti, e in effetti sento anche di essere notata meno, ma questo non mi dispiace, ti dico la verità, non mi dispiace neanche il fatto che magari non mi riconoscono, mi sento anche più libera in un certo senso. Comunque no, io ti trovo che io lo trovo più elegante, sinceramente, più elegante del biondo finto, perché poi intanto sì, Natalie, ci sei? Chi è caduta, Tiziana o Natalie? Sono cadute tutte e due, fantastico, me le recuperate nel frattempo. Quindi dicevamo di questo biondo o moro, insomma, voi preferite le bionde o preferite le more? E soprattutto, è vero che gli uomini amano le bionde però poi sposano le brune? Bene, ce lo potete far sapere con un SMS al 342 41 51 406. E intanto vedevo anche i complimenti che arrivavano per Natalia Caldonazzo, perché c'è qualcuno che dice bella sia bionda che mora, e siamo tutti d'accordo su questo. Intanto abbiamo, Claudio, recuperato Tiziana, eccoti. Ecco, sì, stavo dicendo Natalia che lei sta benissimo, perché lei ha un bellissimo viso, quindi comunque, cioè, questo colore di capelli mette
in risalto altre cose, insomma, comunque noi perché eravamo abituati a vederla bionda, allora era una questione di, secondo me, di abitudine, ma è lei vero. Sta benissimo anche con questo colore. Sì, no, anche perché poi l'abitudine gioca un ruolo fondamentale, no? Io vedo anche con le mie amiche, quando cambiano look all'improvviso, d'impatto, comunque uno resta un po' così, senza parole. Ecco, magari... però io volevo chiedere una cosa invece, secondo te, Natalie, cioè, aspetta, la stiamo che... Tiziana, la stiamo recuperando perché mi siete cadute tutte e due, però forse ce l'abbiamo di nuovo. Ok, allora mi trovo sul raccordo anulare di Roma andando a Marino, perché questa sera presento la Sagra dell'Uva, la seconda serata insieme a Marco Baldini. Quindi siamo in viaggio e quindi è facile che cadi la linea. Certo, facciamo anche un po' di infotraffico. Dove sei sul raccordo? Dai, diciamolo. Sul raccordo sono, allora, non prendete in questo momento la Salaria perché è bloccata, ma insomma tutti i romani, è l'ora di punta questa, quindi va bene. Direzione Tiburtina, dobbiamo uscire sull'Appia. Grazie per questa info, vai Tiziana. No, la cosa che ti volevo chiedere, Natalia, allora, tu il tuo look l'hai conquistato con gli anni, cioè hai imparato con gli anni con quello che ti stava meglio, quello che comunque era giusto per te? Sì, diciamo che all'inizio, insomma, quando sei più ragazzina fai errori. Io trovo che l'errore più grande è farsi l'extension, perché intanto non sarà mai il colore identico al tuo, quindi se non li curi andando dal parrucchiere, trovando sempre la pettinatura che le nasconde bene, si vedono. Sono noiose perché, ecco, ti metti le mani dentro ai capelli e rimani incastrata con le dita, anche un compagno con cui stai magari, cioè, fai delle figure allucinanti e poi sono scomode, le devi mettere, le devi togliere. Io mi trovo benissimo così, con i capelli corti, scuri e senza più l'incubo anche dei colpi di sole, però capisco, insomma, che cambiare look ogni tanto è bello, è importante, anche perché soprattutto quando finisce una storia o quando hai voglia di dare una svolta alla tua vita, no? Il cambiamento di look è sempre una cosa che ti aiuta psicologicamente. No, infatti, ma io la cosa che volevo chiederti è anche il tuo look, diciamo, tu comunque ti vesti sempre, sei molto elegante, anche se sei sportiva, sei uno sportivo, insomma, che si vede curato, insomma, adatto a te, dico, tu ci sei arrivata col tempo, perché a volte uno fa degli errori quando è più giovane, non sa bene cosa ti sta bene, cosa non ti sta bene, a volte sbagli anche o comunque non ha un look preciso, cambia sempre finché non trova quello, insomma, forse crescendo... Invece sì, crescendo ti liberi anche di tante cose. Io penso che poi prevalga la voglia di essere naturale, di essere semplice, sempre magari rimanendo, ecco, elegante in qualche circostanza, però io sono proprio felice quando sono in jeans, maglietta, scarpe da ginnastica, questo è proprio il mio look ideale. Basta che i capelli siano puliti, le unghie curate, una pelle, insomma, abbastanza gradevole, per il resto... È importante essere così, insomma, non essere troppo schiave di dover, capito, cercare sempre qualcosa in più o essere troppo, no? È bello liberarsi di tante cose, crescendo credo che ti liberi proprio di... ti liberi di tante cose crescendo, questa è infatti una bella... Però, insomma... Perché comunque una serie di orpelli che al limite prima ti mettevi, dici, ma non servono. Sì, magari per insicurezza, no? Sempre super... conciata, super truccata, invece no, è veramente bello stare comodi nella vita, comodi, naturali, simpatici, se stessi. Bisogna credo però che... anche dire che due donne splendide come voi, o in tuta o in abito da sera, stanno sempre bene. Magari... Beh, poi Tiziana, devo dire che nel look, sia nel look sportivo, dove sta benissimo, acqua e sapone, jeans e maglietta, lei è proprio la numero uno, perché è magra, alta... entrambe. Grazie, però io, vedi, io da Mora sono diventata invece bionda, io ho fatto il contrario. Ma tu sei bene bionda, ero Mora. Secondo me tu sei più bionda che Mora, ti trovo benissimo bionda, quindi hai rimani detto? Così. Ero Mora, però nasco Mora, quindi vedi che alla fine invece no. Poi a furia di... sono d'accordo con te con la rogna dei colpi di sole, quello sono d'accordo, sì, però... quello sì, anche perché io ogni 20 giorni, come vedevo un minimo di crescita, via dal parrucchiere a fare... Quindi diventa veramente, a parte una spesa incredibile, poi una schiavitù. Però Natalia ha detto una cosa bellissima, ha detto tu sei bionda, nel senso che comunque è proprio un po' uno stile di vita, cioè una è bionda o mora nell'anima forse, più che sono sui capelli. Sono bionda nell'anima, ma nasco mora. Vabbè, c'è da dire, Tiziana sta bene in qualunque modo, dai, bionda, mora, corta, lunga. Ma grazie, ma quello sei troppo gentile. Bellissima donna e bravissima mamma, anzi come stanno i tuoi piccoli che sono meravigliosi? Ecco, i miei piccoli che crescono a vista d'occhio, penso anche la tua, che li dobbiamo far incontrare perché sennò non si riconoscono, perché a distanza di pochissimo, sai, sono altissimi.
e cambiano proprio belli, gli educati, occhi. E sono veramente innamorata di tutti e due, sono fantastici. Anche Mia comunque non gli dispiacevano, Mia e mia figlia. Era molto molto attratta dal più grande, piaceva molto il più grande perché è molto intelligente, perché è molto dolce. Va bene, allora io direi che si consumerà questo fidanzamento tra la figlia di Natalie Caldonazzo, Mia, e quelli della Rocca. Una cosa che però si consumerà in privato, perché noi siamo arrivati all'appuntamento con allora intanto noi signora. Facciamo in bocca al lupo per questa sagra dell'uva che presenti stasera da sì. Marino. Da Marino, assolutamente, venite, sono previste 25.000 persone, infatti spero di raggiungerla al più presto perché così insomma mi comincio a preparare. E allora mi raccomando, andate, Natalì Caldonazzo e Marco Baldini, no? Sì, stasera per quello della sagra e madrina Nina Moric, poi ci sarà Dado, ci sarà tantissimi altri ospiti, è pieno di sorprese. Stasera a Marino allora, veniamo a trovarti. Un bacio a Marino. Ciao. Grazie, ciao Natalì. Ciao, un bacio, ciao.